Ebbene, dopo aver visto l'Albatros, la poesia in cui il poeta si presenta come un diverso, escluso, emarginato, solo, rifiutato dal mondo, dagli altri, dalla società, dopo aver visto Corrispondenze, in cui il poeta si presenta come colui dotato di grande sensibilità e quindi in grado di cogliere i segreti che si celano, i segreti misteriosi, il senso delle cose a volte che si cela dietro la realtà apparente, e dopo aver visto infine la sensazione dello spleen, questa angoscia esistenziale che è proprio cupa e opprimente, andiamo ora a vedere alcune immagini di artisti, quindi passiamo dalla poesia all'arte pittorica figurativa, artisti dello stesso periodo che hanno rappresentato queste sensazioni di isolamento, di estraneità, di emarginazione dell'artista, anche di ricerca del senso delle cose, della verità in un altrove, in un altro luogo, al di fuori della realtà comune della vita quotidiana. E ad esempio ho scelto di presentarvi questo quadro di Degas che si intitola L'Absinthe, cioè l'assenzio del 1876, e si collega benissimo, a mio avviso, con la sensazione dello spleen, perché vedete che questa ragazza seduta al tavolino di un bar, con un atteggiamento comunque sfiduciato, comunque triste, decadente, diciamo, anche il suo compagno non sembra molto allegro. Poi se ingrandiamo e guardiamo meglio il volto, ci presenta un'immagine, uno sguardo di disperazione quasi, e di fronte a un bicchiere con questo liquore verde derivato dall'assenzio che veniva usato insieme ad altre sostanze in genere come una sorta di droga all'epoca. Ecco qua un'immagine recente dell'assenzio, vedete che colore anche verde brillante ha in questo caso, e quindi chi di voi vuole è invitato ad approfondire un po' questa l'usi e anche la produzione, il consumo di questa bevanda particolare. Qui abbiamo altre due opere, sempre di fine 800, che si intitolano entrambe Il bevitore di assenzio. A sinistra è un quadro di Manet della metà del secolo, e c'è questo signore vestito praticamente anche in modo quasi elegante, a parte la coperta che lo ricopre, che spero è come su un muretto, come se fosse qualcuno che forse ha perso la propria posizione, ha perso la strada che stava facendo prima, è decaduto, si è ritrovato insomma su un muro al di fuori da casa sua, forse senza risposte, e l'unico compagno è il suo bicchiere. E qui nel quadro di Raffaelli del 1881 potete comunque vedere che anche dall'atteggiamento dei due personaggi, che sono un ambiente intanto più luminoso di quello a sinistra, è più ridente, un ambiente di campagna, però comunque dal loro atteggiamento si vede che sono abbastanza angosciati, tristi, desolati quantomeno. Ecco di nuovo un'immagine di come poteva essere servito e può ancora essere servito l'assenzio con un cucchiaino forato per mettere sopra lo zucchero. Invito chi di voi vuole ad approfondire questo aspetto. E qua altri due quadri, I bevitori di assenzio, uno è di Picasso del 1901 e uno è di Picasso sempre del 1903. Vedete come ha declinato con diversi colori e anche con diversi personaggi il grande pittore, come ha declinato questa tematica. Vedete qua c'è comunque, vedete che l'espressione corporea rimanda anche di meditativo, di meditabondo, di triste, di solitario, perché poi sono due personaggi sostanzialmente rappresentati soli al tavolo di un bar.
Qua c'è una selsiera e qua c'è un bicchiere, probabilmente di Assessio. E questo invece, questo personaggio rappresentato in una luce verdastra, come se fosse stato inglobato quasi dal liquido verde, dal liquore verde. E lo sfondo, vedete che è uno sfondo forse un po' onirico, vago, indeterminato, è come se questo personaggio già si fosse perso dentro al suo bicchiere. Questo invece è un manifesto pubblicitario che richiama anche un po' quello che è lo stile del primo del Novecento, lo stile artistico sia pubblicitario sia anche decorativo, quindi l'art nouveau, l'art déco, stile Liberty, con tutti questi tipi di figure che ricordano per esempio i quadri di Alphonse Mucca. Poi quando arriveremo alla Belle Époque ne vedremo alcuni, nel senso che il periodo della Belle Époque è già questo in parte, fine 800, proprio inizio 900, però quando ci soffermeremo di più appunto sulla Belle Époque vedremo altre immagini di questo stile, di questo tipo. Ecco, questo è un manifesto pubblicitario in cui appunto si pubblicizza l'Assenzio chiamato la Fata Verde, perché con il suo colore verde, dalle mille sfumature, ricorda le pozioni magiche delle fiabe. E ovviamente l'Assenzio ci richiama a noi il periodo dei Bohemiennes, cioè questi artisti che lo usavano come droga per migliorare la creatività o per evadere da una realtà triste in cui non si riconoscevano. E a proposito di Fata Verde, ho aggiunto questo quadro di Vittorio Oliva, Il Bevitore di Assenzio del 1901. Vedete questo signore con questo atteggiamento, comunque anche lui un po' come dire, disfatto, ha bevuto l'Assenzio e già ha la visione invece di un altrove, di un altro mondo in cui gli si presenta nuda una donna bellissima, potrebbe essere proprio la Fata Verde. Ecco qua. Qualche notizia in più su questo liquore, per chi di voi volesse poi approfondire l'argomento, può servire come spunto, cosa che vi invito a fare. L'Assenzio, liquore appunto soprannominato Fata Verde per il suo classico colore smeraldo, deriva dalla distillazione delle foglie e dei fiori di una pianta, Artemisia absinthium. È una pianta medicinale che è usata anche per creare il vermut, un altro liquore, e insieme ai semi di anice e di finocchio. Ha un gusto fresco, si beve ancora, eliminando una tossina che è presente nella pianta, e vi dico, veniva aggiunto ad altre sostanze per provocare appunto allucinazioni e per essere usato come droga, perché ancora oggi è venduto tranquillamente, legalmente, e una volta tolta la tossina non produce alcun effetto se non quelli dell'alcol che sono contenuti, che è contenuto, scusate. Di solito a questa preparazione, quindi di Assenzio con anice e finocchio, vengono aggiunti anche altri tipi di piante come menta, camomilla, bacche di vaniglia o anche scorza di limone, quindi si hanno diverse varianti. Comunque, vi dicevo, la caratteristica principale dell'Assenzio, oltre a questo gusto particolarmente forte, è la quantità di contenuto alcolico, quindi è molto alcolico, varia tra 45 e 75 gradi, diciamo 75% di alcol per ogni litro di liquore. E era servito, come abbiamo visto nell'immagine precedente, con un cucchiaino forato e una zolletta di zucchero, lo si impregnava nella zolletta di zucchero, cioè la si usava un po' come spugna per diluire la gradazione alcolica e per avere un sapore anche un po' più dolce, un po' più apprezzabile. Qua abbiamo un altro quadro di Manet, Le Bar au Folies Bergère, quindi un bar di Parigi, della zona proprio dei poeti bohemiens di cui abbiamo parlato prima. Il quadro è sempre di fine 800, del 1882, ci presenta una barista con diverse bevande. Vedete, probabilmente qua abbiamo una bottiglia di Assenzio, ma pensavo che a voi potesse interessare anche proprio vedere l'ambiente di una sala bar dell'epoca. E all'Assenzio si collega strettamente l'oppio, una delle droghe più utilizzate in quel periodo, e in particolare
dai poeti maledetti insieme anche all'assenso stesso. È l'oppio che si ricava appunto dal cosiddetto papavero da oppio. E l'oppio l'ho inserito qui a conclusione di questo discorso perché si collega in parte anche con storia, con la storia di questo periodo e mi sto riferendo alle cosiddette guerre dell'oppio. L'oppio è una sostanza che produce dipendenza, Anche questa droga, se appunto consumata, veniva fumata, questo è un quadro che rappresenta dei fumatori d'oppio, vedete che hanno fattezze orientali, non è un caso perché viene dall'Oriente, e era molto usato in Cina a quell'epoca, adesso poi ci ritorniamo su questo discorso, ecco, provoca dipendenza perché è come se portasse in un altro luogo, in un altrove sicuramente migliore dalla realtà piena di problemi di tutti i giorni, della vita di tutti i giorni. Qua abbiamo un'altra immagine di fumatori d'oppio in Oriente, sempre nell'Ottocento, quindi la fumavano con queste lunghe pipe da oppio. Ecco, e andiamo quindi a vedere un po' perché queste immagini rappresentano spesso fumatori di oppio orientali. Poi era diffuso, come sappiamo, i poeti bohemiani erano a Parigi, era diffuso anche in Occidente, anche in Europa, ma in Oriente vi fu una vera e propria, diciamo, epidemia di dipendenza da oppio, soprattutto in Cina. Questo perché gli inglesi, l'Inghilterra, voi sapete che aveva un grande impero coloniale. Ecco, e commerciavano con India, con Cina, con l'estremo oriente, diversi prodotti e erano molto interessati al tè cinese. A un certo punto decisero di non pagare più in denaro il tè cinese, ma scambiarlo con la grande quantità di oppio che producevano nelle loro colonie indiane. Tutto questo fece sì che in Cina entrasse una gran quantità di oppio e quindi aumentò moltissimo il numero dei consumatori di questa sostanza in Cina. E divenne proprio un problema sociale per l'impero cinese, era sotto la dinastia Qing all'epoca, inizio 800, e moltissima gente rimaneva bloccata, vittima della dipendenza da oppio e non lavorava più, dimenticava i propri doveri, la famiglia, insomma la propria vita e passava l'intera giornata a fumare oppio, persa nei propri sogni, nei propri pensieri. Per cui la Cina decise di mettere un blocco alle importazioni di oppio da parte degli inglesi, i quali ovviamente per interessi commerciali risposero con una guerra, ci furono le cosiddette guerre dell'oppio. Sono due conflitti che si sono svolti proprio nell'Ottocento, uno nella prima metà dell'Ottocento, dal 1839 al 1842, e un secondo nella seconda metà, dal 1856 al 1860. In entrambe le guerre dell'oppio l'impero cinese venne sconfitto, quindi vinsero gli inglesi, avevano un grande impero coloniale, aiutati anche talvolta da altre potenze europee. E quindi i cinesi furono costretti a tollerare, ad accettare il commercio dell'oppio e a firmare con i britannici dei trattati di Nanchino e di Tientsin, che prevedevano l'apertura di nuovi porti al commercio e anche altri patti commerciali, come per esempio la cessione dell'isola di Hong Kong al Regno Unito, isola di Hong Kong che è ritornata alla Cina da non tanti decenni. In particolare, se non sbaglio, la Hong Kong è ritornata alla Cina nel 1997. Comunque, diciamo che con l'inizio, scusate, con la fine delle guerre dell'oppio, vinte dall'impero britannico, iniziò, l'imperialismo europeo in Cina, e dopo l'Inghilterra, numerose altre potenze europee, la Francia, la Germania in realtà doveva ancora formarsi, ma anche se inizia dopo il 1860, sicuramente va a colonizzare diversi territori in Estremo Oriente e quindi inizia il cosiddetto colonialismo europeo in Estremo Oriente. Ecco, e vengono imposti diversi trattati commerciali umilianti per i cinesi. Tra l'altro l'impero cinese Qing poi cadde a seguito di questi fatti.
però un'ondata di orgoglio.